dimissioni, dimissioni, dimissioni. L'appello che facciamo oggi è che si facciano aiutare, è evidente, constatando semplicemente i fatti ed elencando gli errori madornali che hanno commesso e che hanno bisogno di aiuto. Non ce la possono fare. Non possono andare avanti a fare un errore dietro l'altro sulla pelle dei cittadini lombardi. Non è possibile. Tra l'altro bugiardi. Dicono che è la colpa del governo che il 17 gennaio ci hanno messo in zona rossa, poi esce una mail, non portano niente a giustificare le loro dichiarazioni di assoluta mancanza di colpevolezza, poi esce una mail dove Trivelli di GD Welfare Lombardia chiede che vengano rettificati, invia dei dati rettificati e chiede che venga modificato l'indice RT. No ragazzi, così non si può. Irresponsabile. In qualsiasi soluzione diversa da oggi è una soluzione a vantaggio dei cittadini lombardi. Dalle dimissioni, se sono proprio consapevoli, io penso che basterebbe guardarsi allo specchio di non farcela, a qualsiasi altra soluzione, dalle dimissioni in giù, meno che andare avanti così. Se hai PIL sì, se no no, spiace. Senza PIL niente vaccino. L'idea è nata subito dopo l'ennesimo fallimento di Regione Lombardia, che questa volta riguarda i dati dell'RT. Sappiamo bene che mentre Fontana diceva che il governo stava puntando i fari contro la Lombardia e aveva fatto ricorso al TAR, in realtà mandava la rettifica dei dati. Questo è solo l'ennesimo fallimento di Regione, dopo i vaccini antinfluenzali con le 13 gare sbagliate, dopo la somministrazione dei vaccini Covid in ritardo. Adesso la misura è colma, con questo ennesimo sbaglio, questo ennesimo scaricabarile, nonostante le responsabilità siano neri su bianco, del danno che è stato fatto da Regione ai cittadini alle attività produttive, oltre 200 milioni persi solo a Milano per la zona rossa, la misura è veramente colma. Fontana deve andare a casa, si deve dimettere. Fontana,